io sono un tifoso adesso, quindi per me non sono mosce affatto. La squadra come l'ha vista? Guarda, come sempre, bene, conoscevamo bene, bene, squadra in forma, Mihajlović mi piace moltissimo, sono portato via un pallone che mio figlio ha voluto assolutamente, un pallone di Mihajlović. Mi pare tutto tranquillo, ragazzi, se poi ci vogliamo inventare quello che non c'è, ci mettiamo insieme, in un'oretta qualcosa troviamo. Il suo ritorno qua oggi che cosa significa? Io, ragazzi, sono, non posso dire il primo tifoso, perché non sono, se fossi fiorentino direi anche il primo tifoso, ma il terzo, va? Sono venuto a vedere la squadra, adesso comincio a venire a vedere le partite quando posso, come sempre. L'incontro di oggi con tutti gli altri dirigenti, avete parlato magari anche di mercato, c'è ancora qualcosa che si può fare in questi giorni? Guardi, qui dietro il mercato ce l'avete sempre portata di mano, ma io sono venuto proprio oggi, sono quasi in fine vacanza a trovare la squadra, ho respirato un bel clima, mi piace. Buona, una stagione buona, i primi conti li faremo, io parlo da tifoso, ripeto, a dicembre. A dicembre mi siedo e guardo da grande innamorato della squadra come sarà andata. Devo lasciarla tranquilla, ha bisogno di qualche mese d'assestamento. Quando saranno poi tutti in forma vedremo una bella squadra. Sicuramente una squadra piena di grinta, insomma. La grinta che prima vedevo un po' mancare, adesso sento che c'è. Tornare a Firenze significa anche riallacciare o risolvere un po' da vicino la questione Cittadella? Questo dovreste chiedere al sindaco. Tornare a Firenze per me significa venire in una delle più belle città del mondo, dove io vengo sempre volentieri, stare con la squadra è un piacere, andarmi a mangiare una bistecca fiorentina ora prima di dover ripartire è un altro grande piacere, una giornata proprio di relax, di vacanza. Io sono uno che crede molto nella maglia che diceva il calcio è un divertimento, quindi crediamoci tutti, divertiamoci, avete passato degli anni belli insieme a noi, abbiamo fatto grandi cose che pochi altri hanno fatto. Meglio di così, giochiamo, divertiamoci. Domenica arriva De Laurentiis, come lo riceverà? Io purtroppo sono in giro per il mondo, domenica sarà ricevuto come i fiorentini hanno sempre ricevuto tutti, con educazione, con sportività. E non penso che sia... Le hanno dato fastidio alcune battute? Beh, sai, quando uno mi tocca la Fiorentina io mi nervosisco sempre, comunque. Se viene poi toccata in un modo gratuito mi innervosisco doppiamente, tenga conto che noi abbiamo un rispetto enorme per la società Napoli, io ho un grande amore anche per la città di Napoli, mai ci saremmo sognati di fare un intervento estemporaneo, tra l'altro lui dovrebbe intendersi di cose che fanno ridere o meno, questa non l'ha fatto ridere, ma noi direi che è proprio una questione chiusa, secondo me. Venga a Firenze ben accolto dalla città, giochi in una bella partita. Noi come sempre nella vita siamo abituati a guardare più ai fatti che alle chiacchiere, alle puttane. Da grazie. Primo tifoso qual è il suo fino da me forse da me. Dal patron qui, dal vero capo. Vi posso dire che dal vero capo che è dietro di me, quindi è lui che da vero tifoso sarà molto impegnativo, ve lo posso garantire. Come lo vedo attaccato giorno per giorno alle cose della Fiorentina, ve le farò fare bene. Ragazzi, godiamoci un campionato tranquillo, dove ci divertiremo, faremo sicuramente bene. Non mettetevi, non mettiamoci affanni, tanto in 5 anni o 7 abbiamo fatto vedere che senza affanni arriviamo lontano. È una delle più belle città del mondo, c'è un allenatore che a me piace moltissimo, lo sottolineo 8 volte, la squadra la conosciamo quasi tutta, è molto serena sul